Squadra tosta il Paternò, che non a caso si trova in testa alla classifica, e sarà il Ragusa domenica prossima a verificarne la reale forza, con la consapevolezza di dover sostenere, dopo quella contro l'Atletico Catania, un'altra prova di maturità. In quell'occasione, come è noto, gli azzurri furono rimandati, ma dopodomani si spera un altro risultato. Ragusa che tra l'altro dovrà fare a meno di ben quattro elementi, tutte pedine importanti. Non ci sarà infatti lo squalificato Vicari, ma saranno assenti anche gli infortunati Bonarrigo, Zocco e il portiere Taranto. Quattro assenze importanti, inutile nascondersi, sottolineano nel team Ibleo, ma si è fiduciosi sul fatto che chi sarà in campo metterà l'anima nel tentativo di centrare l'obiettivo. Il Ragusa ha tra l'altro dimostrato di essere un gruppo coeso in altre situazioni, anche stavolta si cercherà di ottenere un risultato positivo, in modo così da non perdere la vetta della classifica o quantomeno di stare incollati al vertice. Una prova difficile quindi, ma non impossibile. Se gli azzurri riusciranno a tamponare queste quattro assenze, avranno parecchie possibilità di centrare un buon risultato.